oggi parleremo di una delle conseguenze più discusse di questo difficile periodo che stiamo attraversando, e cioè la solitudine, e cercheremo di capire come affrontarla. Noi tutti abbiamo letto di grandi studiosi, scienziati del passato, di poeti, di filosofi che hanno parlato dell'uomo solitario e soprattutto dei dilemmi esistenziali legati alla solitudine. Ma sicuramente ciò che pochi conoscono e immaginano è che l'uomo solitario, nella sua tragicità, è senza dubbio l'uomo che ama la vita a caro prezzo. In lui coesistono due condizioni, dunque: l'essenza della tragicità umana insieme a un grande amore per la vita, che conferiscono all'uomo solitario un sorprendente equilibrio. Cosa vuol dire tutto questo? Nelle emergenze, lo stile di vita di ognuno di noi viene alterato. Si passa dal Kronos, per parlare con il linguaggio dei greci antichi, al Kaios, cioè si passa da un tempo cronologico e sequenziale fatto di abitudini, di ritmi cadenzati dagli impegni, di doveri, al Kaios o Kairos, o per dirlo nel nostro gergo, chiaramente più moderno, al caos. Cioè, il caos significa il tempo di mezzo, è un tempo in cui avviene qualcosa di speciale. Il caos si ricollega ad un certo tipo di azioni che devono essere compiute tempestivamente e non tollera né il ritardo né l'esitazione. Il caos creato da un'emergenza può essere visto come un tempo, un'occasione per la società, per la famiglia e per l'individuo per riorganizzarsi. È qui però che subentrano le varie personalità e le fragilità chiaramente di ognuno di noi, che purtroppo il caos amplifica. Nello svolgimento del mio lavoro, in questi giorni così complessi, così particolari, ho avuto modo di osservare le diverse reazioni delle persone durante questo periodo di caos e di barra emergenza. Ci sono persone che hanno avuto bisogno di un periodo iniziale di ritiro dal mondo sociale. Certo, diciamo che sono stati forzati, ci sono state delle misure restrittive che hanno contribuito a questo ritiro sociale, però molte persone hanno avuto bisogno proprio di ritirarsi e di vivere in solitudine questo periodo iniziale, in maniera anche autoimposta. Il periodo varia da persona a persona e serve per ritrovare un cronos, ovvero una quotidianità, una sequenza di azioni che faccia sentire ognuno di noi parte di nuovo di un tutto. Ci sono persone che invece hanno avuto bisogno e hanno tuttora bisogno di comunicare e di rimanere in comunicazione costante con il mondo esterno, attraverso la TV, attraverso il telefono, attraverso le chat, Skype, tutto quello che è. Probabilmente la paura di disconnettersi da questo mondo esterno è la paura di perdersi nel caos. Ci sono persone che si muovono nella loro vita cercando di ripercorrere la sequenza del Cronos, quel Cronos, quella sequenza di azioni che ci hanno chiesto di abbandonare, di lasciare da parte, no? Per il momento. Queste persone invece ci si aggrappano con tutto se stessi, vorrebbero mantenere inalterato il loro legame con gli altri, con il quotidiano, con il mondo, come se niente fosse successo, no? E non è solo una reazione iniziale, è una strategia razionale in fioritura che portano avanti con motivazioni diverse, ma poco realistiche, poco funzionali e anche pericolose. Ma cosa c'è alla base di tutto questo? Tra le altre cose c'è anche il nostro diverso modo di vivere e affrontare la solitudine. Un periodo di quarantena mette necessariamente tutti in contatto con noi stessi. Le difficoltà che nel Cronos venivano oscurate dagli impegni, messe da parte o negate, ora sono lì e si evidenziano nel caos particolarmente nitide. Ma la solitudine deve essere considerata un modo di stare in contatto con noi stessi. Ci sono parti di noi che emergono nelle relazioni con gli altri, ma altre parti che rimangono nell'ombra e che emergono solo nella solitudine. Sono le parti più creative, quelle più profonde, quelle più autentiche, che se conosciute ci possono aiutare a stare meglio con gli altri, oltre che con noi stessi. La solitudine come scelta, come condizione, è una cosa. Quella imposta dalle situazioni o dal destino è ben altra cosa, dicono le persone che ne soffrono. Penso agli anziani, penso ai coniugi separati, alle persone che vivono da sole per scelta o per destino, ma in particolare il mio pensiero va a tutta quella moltitudine di bambini e di ragazzi che ho conosciuto nelle scuole e durante lo svolgimento della mia professione comunque,
è che per varie ragioni erano soli prima e adesso lo sono anche di più da quando il Covid-19 li ha allontanati e li ha isolati maggiormente dagli altri. Se analizziamo la solitudine, vediamo che al suo interno ci sono vari aspetti: la paura, la divisione interna e profonda della propria natura e la vergogna. La paura contiene in sé il principio della divisione, che insieme dà vita alla solitudine. La vergogna tiene rigidamente insieme tutto questo. La natura umana è nel profondo ambivalente. Immaginiamola come se fosse divisa in due parti. Una parte più evidente, con cui ci relazioniamo agli altri, più sociale, e una più nascosta, in cui vengono custoditi tutti quegli aspetti di noi che non abbiamo accettato, che sono stati puniti, repressi o giudicati o che comunque non hanno trovato modo di integrarsi all'interno della nostra personalità. Queste parti represse continuano a vivere nel nostro profondo e diventano invisibili ai più, a volte anche alle persone che le custodiscono. Per renderci conto di quanto sto dicendo, facciamo un semplice esperimento. Pensiamo ai sentimenti che proviamo verso una data persona, una qualsiasi, la prima che ci viene in mente. Più detestiamo un dato aspetto di quella persona e più probabilmente l'abbiamo rifiutato in noi stessi. Le reazioni estreme, sia in positivo che in negativo, nei confronti degli altri, sono e devono essere considerate un'opportunità straordinaria per diventare consapevoli di alcune parti di noi che sono relegate nell'ombra e che invece dovremmo reintegrare nella nostra personalità, magari smussandole oppure ammorbidendole, ma sicuramente accettandole perché fanno parte di noi. Più si è in grado di reintegrare le parti rifiutate all'interno della propria personalità, e più si è in grado di stabilire una connessione profonda con gli altri. La vergogna, d'altronde, è quell'emozione che reprime le parti di noi stessi, che le tiene appunto relegate e che in qualche modo le mantiene separate dagli altri aspetti. Le persone sono come degli specchi, soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza, quando il rispecchiamento è quell'azione attraverso cui noi possiamo conoscere noi stessi o parti di noi. Ma bisogna considerare che le immagini che vengono riflesse sono solo parziali, non assolute, ma relative e proprie di quelle persone. Noi invece le prendiamo per verità assoluta, anche da adulti. Questo sbaglio porta purtroppo alla vergogna, quando si prova vergogna verso gli altri, perché in fondo si è convinti di non essere degni di essere amati, non si riesce quindi a ricambiare l'affetto, a vedere l'affetto degli altri. Se gli altri a un certo punto si allontaneranno da noi, e allora noi potremo pensare tranquillamente, abbiamo fatto bene a diffidare degli altri, perché a provare la paura costante dell'abbandono, perché in realtà è successo. E così, in effetti, la paura diventa una profezia che si autoavvera. Se la personalità di un individuo contiene il sentimento della vergogna, questo potrebbe rimanere realmente da solo. Liberarsi dal peso della vergogna è una priorità assoluta per ciascuno di noi, perché significa andare oltre tutto ciò che è stato passato e che non può e non deve in alcun modo avere un peso all'interno delle nostre vite. La paura è la forza che tiene separate quelle parti, divisa il nostro interno e consiste nell'allontanare qualcosa o qualcuno da noi. Quindi, come fare ad affrontare tutto questo ora che proprio non possiamo stare in compagnia? Si può utilizzare per esempio questo tempo per fermarsi e ascoltare il proprio mondo interno. Cosa vi fa star bene? Cosa vi riesce, cosa si riesce a fare per se stessi, per nutrire quelle parti che per molto tempo sono rimaste in disparte, di cui nessuno si è occupato? Si può fare questo attraverso, per esempio, un disegno, uno scritto, una conversazione con una persona che sappiamo capace di ascoltarci. Se questo genere di persona non c'è nelle nostre vite, non resta che iniziare a guardarsi intorno, ora, virtualmente, data la situazione, poi lo potremo fare anche concretamente. Ma prima di questo passo è necessario abituarsi a se stessi, ai propri difetti, a tutti quegli aspetti che hanno sempre fatto sentire in difficoltà ognuno di noi e che non venivano considerati. Ascoltare se stessi darà la possibilità di ascoltare meglio gli altri. Avete notato quanto è difficile, quanto è diverso portare avanti una conversazione attraverso, per esempio, il telefono o su internet, attraverso Skype o le chat? L'ascolto più impegnativo,
I tempi della comunicazione sono diversi, senza parlare poi del fatto che non essendoci un non verbale che ci aiuta nella comunicare all'altro anche i sentimenti, è ancora più complesso e sicuramente è a questo punto che l'ascolto è davvero necessario. Chissà che il caos alla fine non porti a costruire un nuovo Cronos più a misura del benessere di ciascuno di noi. Grazie per l'attenzione, ci auguriamo che questo contributo vi sia utile, restiamo lontani ma vicini, arrivederci.